Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud. Chi vi parla è il vostro sempre più Ranger Puzzillo e oggi vediamo la recensione di Oltre. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre, se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo, vi consiglio lo store Magic Merchant dove troverete tante promozioni e offerte. Per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Fra l'altro ne approfitto per ringraziare Magic Merchant, visto che mi ha fornito la copia per potervi fare questo video. Detto ciò, Oltre è un gioco da tavolo cooperativo da 2 a 4 giocatori, della durata indicativa di 60-120 minuti a partita, edito dallo studio H in Italia grazie a Gaeton Games e gli autori li trovate in descrizione. Per quanto riguarda l'ambientazione, ci troviamo in un medioevo fantasy dove ogni giocatore va a interpretare un ranger che deve sorvegliare una provincia chiamata una satrapia. I ranger, durante il loro turno, dovranno fortificare la fortezza, aumentarne il prestigio, stringere accordi con i villaggi locali, affrontare gli imprevisti delle zone circostanti, far fronte alle problematiche delle varie comunità. Il tutto per mantenere la pace nei territori che loro sorvegliano e poi fare rapporto ai loro supervisori. Per quanto riguarda il genere e le meccaniche, abbiamo un gioco di stampo sicuramente narrativo, dove le principali meccaniche sono lo spostamento sulla mappa, la pesca delle carte e il tiro del dado. C'è anche un pizzico di gestione risorse, ma è veramente poca cosa. I turni dei giocatori si svolgeranno in due fasi differenti. Nella prima si tira un dado e con il lancio del dado potrebbe avanzare la storia, bisognerà risolvere un evento oppure piazzare un imprevisto, una problematica su una comunità o comunque su una provincia. Mentre nella seconda fase il giocatore dovrà effettuare due azioni differenti e tra queste abbiamo riposare, spostarsi in una zona adiacente, raccogliere le risorse della comunità, risolvere un problema, un imprevisto e nella maggior parte di questi casi ci sono dei test da fare con dei lanci di dadi. Oppure semplicemente costruire delle strutture all'interno della fortezza che forniranno dei bonus durante alcuni tiri. I giocatori non avranno tutto il tempo di questo mondo perché nel frattempo la storia andrà avanti, ma come al solito non vi voglio anticipare troppo e vediamo la recensione del gioco. Partiamo con la componentistica e bisogna dire che a livello di quantità, ma specialmente di qualità dei componenti, il gioco è davvero il top. In particolare i segnalini dei ranger, la qualità delle carte, il tabellone, i vari segnalini che ci sono all'interno, poi la grafica è curatissima, veramente un lavorone da questo punto di vista. E le uniche cose che non ho tanto apprezzato sono un po' il prezzo, poteva essere un po' più basso di almeno 5-10 euro, e anche il regolamento che in alcuni punti è caotico. Non è che è scritto male, però vi rimanda da un punto a un altro, quindi starete lì a sfogliare tra le varie pagine, avrei preferito un'impostazione un po' più chiara. Per il resto, a livello di componentistica, il gioco è davvero ben fatto. Spostiamoci all'ambientazione e questa si sente. Innanzitutto, come detto poc'anzi, aiutano i materiali davvero ben fatti, anche la grafica del gioco curatissima, e poi l'impostazione del gioco stesso, ovvero da gioco da tavolo narrativo collaborativo, dove nella maggior parte del tempo bisognerà pescare o comunque prendere carte, leggere quello che succede, quindi gli eventi durante la partita, e poi risolverli o in base alle scelte fatte oppure al risultato dei test. Quindi per chi cerca un gioco da tavolo di stampo narrativo è consigliato, mentre chi cerca qualcosa di più meccanico, freddo, astratto, io non lo consiglio. Per quanto riguarda le meccaniche, sostanzialmente è una corsa contro il tempo, perché dovremo cercare di risolvere più incarichi per avere facilitata la fine della missione. Che poi in realtà la missione è una storia che noi sveleremo man mano nel corso della partita. Ci sono le pagine, proprio le carte storia. I giocatori dovranno capire quando è il momento giusto per poter costruire la fortezza, per aumentare i tiri di dado con il test. I test sono molto semplici perché si tirano e bisogna fare uno o più successi come indicati sulla carta. E c'è sempre il pane in nostro soccorso, ovvero le provviste che ci permettono o di ritirare i dadi, ad esempio se un test è fallito, oppure non abbiamo avuto abbastanza successi, oppure per poter fare un'azione in più. Cosa particolare è che durante il nostro turno possiamo effettuare due azioni differenti, quindi mai la stessa, e questa cosa in molti casi ci verrà contro. Perché ad esempio il nostro intento è quello di raccogliere più risorse, oppure risolvere più imprevisti, più problematiche. Però dal punto di vista delle meccaniche l'ho trovato il classico compitino ben fatto senza spunti originali. Quindi queste ci sono, però avrei preferito qualcosa di più elaborato o comunque innovativo visto il genere.
Spostiamoci all'interazione ed essendo un collaborativo ovviamente bisogna cooperare per arrivare alla vittoria, altrimenti si perde tutti quanti. Però le risorse sono condivise, la lettura della carta viene fatta dal giocatore alla destra di quell'attivo e sinceramente non ricordo di altri punti di contatto tra i giocatori, quindi ok, si può parlare, si fanno delle decisioni assieme, però a livello meccanico non ci sono punti di contatto. Per quanto riguarda la longevità del gioco, questa è buonina, ci sono comunque dei componenti che si possono intrecciare tra di loro, ad esempio la carta incarico, la carta storia barra missione e anche le carte imprevisto che vanno mescolati due mazzetti, invece per quanto riguarda gli eventi sono sempre quelli. Sicuramente durante una partita si risolveranno imprevisti o carte differenti visto il quantitativo, però una volta che abbiamo visto la storia e risolto l'incarico, è inutile rifare un'altra partita perché avremo visto sempre come andrà la missione, quindi la storia. Quindi, dal punto di vista della longevità, visto il quantitativo di carte, vi farete un po' di partite, però una volta che avrete visto tutto del gioco, non ci sarà motivo di rigiocarlo. Spostiamoci all'accessibilità del gioco e il target è quello di un family, quindi lo si potrebbe proporre praticamente a chiunque. Le regole sono poche, facili da apprendere e nel giro di qualche round si entrerà già nel vivo del gioco. Forse chi cerca un gioco più corposo, profondo, complesso potrebbe rimanere deluso, io lì non lo consiglio tantissimo, mentre per tutti gli altri è straconsigliato. Per quanto riguarda il fattore fortuna, questa si sente tantissimo. Ok, si può andare a mitigare un po' con l'utilizzo di provviste o con la costruzione degli edifici, ma in alcuni casi il personaggio sbagliato pescherà la carta che servirà ad un altro personaggio. Anche la pesca e la risoluzione degli eventi potrebbe venirci contro. E infatti, dal mio punto di vista, il fattore fortuna si sente davvero davvero tanto. Ripeto, un po' si può mitigare, però avrei preferito qualcosa di un po' più controllabile. Quindi per chi sta cercando un gioco deterministico dove comunque la fortuna la si può arginare tantissimo, io lo sconsiglio, mentre se amate il brivido dell'imprevedibilità della casualità, allora fa per voi. Spostiamoci all'esperienza e tranquilli che questo gioco non avvantaggia nessuno. Rimane comunque il problema dell'alpha player, quindi un giocatore potrebbe dire agli altri cosa fare, cosa non fare, guidare un po' la partita. Però essendo cooperativo e talmente tanto semplice, nel giro di pochi round si recupera praticamente tutta l'esperienza per quanto riguarda la conoscenza del gioco. Quindi per quanto riguarda la dedizione e la padronanza del titolo, tranquilli che questa non avvantaggia nessuno. Per quanto riguarda la scalabilità del gioco, secondo me è buona. La scatola riporta a 2 a 4 giocatori, ma nulla vieta di poterlo giocare anche in solo utilizzando due personaggi. Forse l'unico problemino che trovo in 4 giocatori sono un po' i tempi morti, perché comunque in alcuni casi si fa sentire visto la narrazione, quando bisogna leggere la storia a tutti gli altri giocatori, mentre in 2-3 giocatori funziona benissimo così, quindi dal punto di vista della scalabilità è assolutamente promosso. Spostiamoci alla durata e questa dipende molto dal tipo di incarico che si affronta, se breve o lungo. Ci sono altre variabili, però mettete in conto 1 massimo 2 ore. Insomma, per questa tipologia di gioco è assolutamente accessibile, non troppo lungo, e infatti anche dal punto di vista della durata io lo promuovo. Dipendenza della lingua, il gioco è molto dipendente dalla lingua essendo un narrativo dove bisogna leggere continuamente le carte per vedere quello che succede con le problematiche, gli imprevisti, gli eventi, le carte, la storia, l'incarico, c'è davvero molto da leggere, però tranquilli che Gaeton Games lo ha portato in Italia, quindi non vedo il problema. Arriviamo infine alle mie impressioni su Oltre, gioco da tavolo collaborativo narrativo, il cui target palesemente è quello family, ovvero i giocatori da tavolo che stanno cercando un'esperienza semplice e molto veloce. Devo dire di non rientrare tantissimo in questa categoria, ma quello che cerca di fare il gioco, per la tipologia di giocatore, lo fa molto bene. Però prima di arrivare alle conclusioni vi spiego le cose che ho apprezzato meno di questo gioco e poi parliamo del resto. Allora, la prima cosa riguarda sicuramente le meccaniche, perché queste sono solide e ben fatte, ma il problema è che le abbiamo viste e riviste in tanti altri giochi. Mi aspettavo qualche twist, qualche spunto originale, un qualcosa di innovativo, però non c'è stato. È il classico compitino ben fatto, ma che abbiamo visto in tantissimi altri giochi. Praticamente la struttura del turno di ogni giocatore è tirare un dado, vedere quale evento, carta, insomma, va pescata, va risolta, dipende da quello che esce, e poi durante il suo turno deve effettuare due azioni differenti. Nella maggior parte dei casi si parla di risolvere una carta che implica un test o comunque la spesa di una o più risorse. Anche per quanto riguarda i test abbiamo già visto questo sistema, tirare i dadi e servono uno o più successi.
Se ce la si fa, si risolve l'effetto positivo, se no quello negativo. Come vedete sono delle meccaniche che noi abbiamo già potuto provare in tanti altri giochi e forse l'unica cosa che non mi è dispiaciuta è il fatto di dover effettuare due azioni differenti, perché in molti casi alla partita ci servirà la stessa azione ripetuta e potremo effettuarla solo con le provviste. Queste non se ne trovano tante, ma se riusciamo a utilizzarne due ci danno un'azione bonus che può essere ripetuta. Carino il fatto che il gioco sia una corsa contro il tempo perché dobbiamo risolvere gli incarichi per avere più vantaggi nel finale della storia e quindi risolverla con successo. Però, a parte questi due spunti, è davvero la fiera del visto e del rivisto. Poi, altra cosa che non ho apprezzato è l'elemento della fortuna. Questo gioco ne ha davvero tanta e, ok, può essere mitigata tramite la provvista per rilanciare quanti dadi si vuole, o comunque la costruzione di alcuni edifici, ma in alcuni casi è davvero troppo esagerato perché si va in una zona dove bisogna risolvere un imprevisto, questi sono coperti, si risolve la carta e purtroppo si è col personaggio sbagliato e per questo si tirano meno dadi, quindi si è svantaggiati nel tiro. Avrei preferito qualche sistema in più per poter controllare l'imprevedibilità del gioco, l'elemento caotico, invece sarete continuamente in balia dell'elemento della fortuna. Infine, ultima cosa, però è una questione personale, è un po' la longevità. Allora, ovviamente è una tipologia di giochi in cui bisogna risolvere una storia, affrontarla, viverla in qualche modo, però una volta che l'avremo vissuta non potremo ripeterla perché ci sono alcuni abbinamenti differenti, ma è davvero troppo poco per potersi rifare una partita e rivivere la stessa storia perché la sequenza principale è sempre quella e non cambia. Per quanto si vada a mescolare due mazzetti di imprevisti e non tutte le carte usciranno durante una partita, ma a un certo punto dopo che avremo fatto alcune partite vedremo sempre ripetersi alcune situazioni. Fra l'altro anche le meccaniche sono molto ripetitive perché si fanno sempre le stesse cose. Però ripeto, è una questione personale perché io non apprezzo molti giochi dove una storia la si può giocare una volta e non la si può rivivere diversamente. Però chi apprezza questo elemento, allora andate tranquilli. Parliamo adesso invece delle cose che ho apprezzato e partiamo dalla componentistica e l'ambientazione. Queste due sono legate perché la componentistica a livello di qualità è il top, la grafica curatissima, ci sono tanti materiali, anche l'inserto all'interno della scatola è stracurato con questi scrigni, è davvero una scintilla. E tutto ciò, una volta che abbiamo apparecchiato il gioco, dona un impatto visivo davvero notevole. Altra cosa che mi è piaciuta è l'accessibilità. È un gioco praticamente per chiunque, semplicissimo, ci sono poche regole e si apprendono davvero in poco tempo. Poi anche la scalabilità del gioco non è male, per quanto la scatola riporti da 2 a 4 giocatori, lo si può giocare anche in solo, basta utilizzare due personaggi e la resa è quasi la stessa. Ok, lo stesso giocatore dovrà leggere la carta, però non fa niente, di necessità virtù. In 3 giocatori e in 2 funziona molto bene, forse in 4 ci sono un po' di momenti morti, però anche in 4 io lo consiglio. Infine, mi è piaciuta davvero tanto la durata del gioco perché può essere impostata, personalizzata dai giocatori in base alla storia e l'incarico che si sceglie. Perché ci sono quelli brevi che durano un'oretta, quelli lunghi che possono portare via massimo 2 ore. Comunque, non stiamo parlando di durate eccessive e infatti una partita la possiamo concludere davvero in poco tempo. Arriviamo quindi alla domanda finale. Puzzillo, ma alla fine ti è piaciuto oppure no? È un po' difficile la questione, ma probabilmente la risposta corretta è che non sono adatto io a questo gioco. I collaborativi di stampo narrativo li apprezzo ma non troppo, però non mi ritrovo molto nel target di questo gioco, quindi per le famiglie, un family. Il suo lo fa molto bene, ma chi cerca un'esperienza semplicissima, molto veloce e accessibile praticamente a chiunque, dove nella maggior parte del tempo bisogna tirare dadi, pescare e risolvere carte con dei test di abilità, leggendo nel frattempo la storia e come questa prosegue nell'arco della partita. A me non dispiacciono i giochi collaborativi narrativi, ma preferisco qualcosa di più profondo e complesso. Il gioco è davvero troppo semplice e, come ho detto prima, con meccaniche viste e riviste, che questo non è necessariamente un male, però avrei voluto vedere qualcosa di diverso, di innovativo, di originale o comunque qualche piccolo twist piazzato a quelli. Dunque, sintetizzando e concludendo, il gioco funziona e funziona anche molto bene, ma a me non è piaciuto particolarmente. Detto ciò, siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate, se l'avete giocato, vi è piaciuta la mia recensione, siete d'accordo con me, sì, no, boh, forse, fatemi sapere, commentate qua sotto. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!